Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono Andrea Bonalumi di Promos Italia. Sono lieto di darvi il benvenuto a questo momento di approfondimento sul settore oil and gas in Argentina, con un focus particolare sulla provincia di Neuquén. L'iniziativa odierna è organizzata appunto da Promos Italia in collaborazione con la Camera di Commercio italiana in Argentina. Un saluto e un ringraziamento particolare all'ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, con il quale, devo dire, come Promos e come sistema camerale abbiamo avuto il privilegio di collaborare quando era, direttore generale per le politiche di internazionalizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e a tutti gli illustri relatori ed esperti del settore che vi forniranno informazioni sulle prospettive di mercato e sulle normative locali e sulle opportunità di collaborazione per le imprese italiane. Un caro saluto anche agli amici della Camera di Commercio italiana a Houston, quella di Cordoba, l'ambasciata argentina in Italia, il consolato argentino in Milano, SACE e soprattutto alle numerose aziende che ci seguono oggi. Credo sia superfluo ricordare quanto siano buoni i rapporti tra Italia e Argentina, che in virtù degli storici legami culturali che appunto legano i nostri due paesi, soprattutto in una fase come questa, una fase piena di incertezze. Quindi è opportuno verificare l'interesse da parte delle imprese italiane nell'avviare possibili collaborazioni in un settore particolarmente rilevante come quello dell'energia. Come sapete, il settore oil and gas riveste sicuramente un ruolo strategico nell'economia mondiale e l'Argentina in particolare si posiziona come uno dei principali produttori di energia dell'America Latina. L'Argentina è storicamente un paese produttore di gas naturale e credo più della metà della produzione deriva proprio dal bacino del Neuquén, nella cui provincia sono stati scoperti anche importanti giacimenti di shale gas e shale oil. La scoperta colloca l'Argentina al terzo posto nel mondo per dotazione di idrocarburi non convenzionali, subito dopo Cina e Stati Uniti. L'obiettivo di oggi è quello di fornire alle imprese italiane le informazioni per comprendere le peculiarità di questo mercato, come approcciarlo con tutta l'assistenza e l'accompagnamento necessario. Vedremo infatti, ne parlerà poi l'amico Farabola, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Argentina, quali saranno gli step successivi a questo primo momento informativo fino ad arrivare alla programmazione di un viaggio da fare in Argentina e l'organizzazione di B2B con controparti locali. Nell'augurarvi buon lavoro, vi ricordo che in chiusura vi sarà l'opportunità di interagire con i relatori e gli esperti che potranno rispondere alle vostre domande. Segnalo che alcuni interventi saranno in lingua spagnola, ma saranno comprensibili grazie al supporto delle slide che i relatori hanno predisposto. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e passo la parola all'ambasciatore Fabrizio Lucentini, ambasciatore d'Italia in Argentina. Grazie, a lei la parola, signor ambasciatore. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, buon pomeriggio per chi è collegato dall'Italia. Un ringraziamento particolare a Promos Italia, della Camera di Commercio Italiana di Buenos Aires, per aver organizzato questo appuntamento. Non vi ruberò molto tempo perché credo interessante sia entrare un po' nei dettagli delle possibilità di investimento, di collaborazione industriale nel settore energetico e in particolare per quanto riguarda la Romania. Solo un paio di sottolineature. La prima è che l'Argentina sia ricca di risorse energetiche è un dato conosciuto. Quello che può fare la differenza è che finalmente, soprattutto per quanto riguarda il settore del gas, l'Argentina sta investendo in quelle infrastrutture che sono necessarie
a trasformare questa risorsa nazionale in un asset internazionale, ad esportare. È un elemento importante per tante ragioni. Una prospettiva, diciamo, ottimistica che si possa realizzare prima o poi un collegamento tra Italia e l'Argentina per quanto riguarda il gas attraverso la costruzione di impianti di liquefazione. Nella prospettiva, diciamo, più semplice, già il fatto che entri nel mercato internazionale del gas un nuovo operatore in grado di esportare avrà degli effetti positivi sul prezzo del gas, sul mercato energetico. Quindi l'avvio della costruzione di infrastrutture strategiche in Argentina è comunque una buona notizia. A questo si aggiunge il fatto che questo avvio del programma strategico apre delle opportunità di investimento anche per le nostre imprese. Non solo per chi un domani vorrà eventualmente importare il gas argentino, ma per chi vorrà venire a investire in Argentina, in quelle infrastrutture che, come dicevamo, sono fondamentali per lo sviluppo di questo settore. Per cui il programma che si sta mettendo a punto anche appunto attraverso la missione imprenditoriale, l'incontro B2B, è un programma assolutamente necessario, fondamentale, dal quale potranno nascere delle opportunità di business importanti e che comunque avrà un valore strategico anche per l'interesse del paese nel suo complesso. Per questo moltissime grazie a Promos Italia, moltissime grazie alla Camera di Commercio. E spero appunto che questo sia il primo passo per entrare in una dinamica positiva nei rapporti in questo settore della catena. Grazie mille. Grazie ambasciatore. A questo punto invito Claudio Farabola a collegarsi. Ah, ok, eccomi, buongiorno. Dovrebbe essere riuscito a collegarsi il nostro presidente. Ah, benissimo, ottimo. Allora. Mi scollego e collegate lui. Lo invitiamo lui, basta che attivi la propria webcam e microfono. Ok, un secondo solo allora, che è già collegato. Non lo vedo però collegato io, Claudio, ancora, quindi forse non ha ancora risolto i problemi tecnici che erano in corso. A questo punto, se vuoi iniziare tu, poi eventualmente appena ci raggiunge gli passiamo la parola. Ok, Ok, do va la possibilità bene. di condividere lo schermo. Ok, grazie. Ecco, adesso puoi condividere. Perfetto, datemi un secondo, così condividiamo lo schermo. Secondo solo. Eccoci qua. A posto. Ecco Claudio, chiudi per favore la dashboard alla tua destra con la freccettina, così non. Perfetto, grazie. Con questa. Sì. No, aspettate. Vai, la vediamo perfettamente. Ah, ok. Perfetto, benissimo. La presentazione la vedete, sì? Ok, Sì, vai pure. perfetto. Beh, ok, allora, grazie a tutti di essere presente. Poi abbiamo qualche problema con il collegamento del nostro presidente Giorgio Aleati Montereale. Gruppo Techin sicuramente adesso poi si collegherà e probabilmente molti di voi, se tutti operatori del settore, molti di voi conosceranno Vaca Muerta. Io ho intenzione solo di darvi alcuni numeri su ciò che è Vaca Muerta oggi e su quali sono le opportunità in dettaglio. Posteriormente alla mia breve presentazione parleranno i tre responsabili, diciamo, di sviluppo fornitori di tre delle più grandi compagnie che operano a Vaca Muerta, quindi il gruppo Tecpetrol, YPF, che è la compagnia petrolifera di Stato Argentina, e Pan American Energy, che è una delle tre compagnie che ha promosso questo progetto di collegamento tra piccole e medie imprese nel settore oil and gas argentine ed italiane. Allora, Vaca Muerta, brevemente, sono circa 35.000 km quadrati, ma la cosa più interessante è che attualmente ne sono state concessionate, si stanno lavorando solo il 33% di questa superficie. Quindi capirete che c'è un potenziale ancora di sviluppo enorme. Sotto vedete quel piccolo disegnino solo perché
capiate dov'è Vaca Muerta. Vaca Muerta è la provincia di Neuquén, un pezzettino della provincia di Rio Negro e il sud della provincia di Mendoza. Le province qui in Argentina sono omologhe delle regioni italiane. La riserva, come era stato accennato, le riserve di petrolio di Vaca Muerta, stiamo parlando sempre di shale, sono 2,6 miliardi di barili, quarta riserva mondiale, mentre che di gas, 392 miliardi di metri cubici di gas, ovvero la seconda riserva mondiale. McKinsey ha definito Vaca Muerta come lo specchio, come paragonabile alla principale zona di produzione di shale oil e shale gas al mondo, che è appunto Permian in Texas. Alcuni valori interessanti, questo è per capire l'evoluzione, no? Dal 2008 al 2022, l'evoluzione delle tecnologie, dei metodi, processi di lavorazione. Oggi abbiamo $36 il barile come break even point, negli Stati Uniti stiamo parlando che intorno, come potete vedere, 34-51, mentre nel gas $1.6 il BTU, e quindi assolutamente in linea con quello che è i valori e i costi che si gestiscono anche lì negli Stati Uniti. Vaca Muerta non è una promessa, Vaca Muerta è reale. Dal 2008, quando sono cominciati lo sviluppo, diciamo, più intensivo, sono già stati investiti $30 miliardi. E perché abbiate un'idea, solo quest'anno, poi vedrete il dettaglio, sono già stati annunciati dai principali 6 operatori nel settore oltre $8 miliardi di dollari di investimenti. Oggi Vaca Muerta ha 47 concessioni, che è il famoso 33%, l'ultima concessione, poi però eventualmente il dottor Lanziani ve lo commenterà, è Puesto Parada di Tech Petrol, ed è per lo sviluppo in questo caso di shale oil, mentre che Tech Petrol lavora molto di più sul tema di shale gas nel Vaca Muerta. Oggi la produzione shale in Argentina è assolutamente rilevante, il 44% del petrolio che si estrae è shale, mentre il 39% di gas è shale anche in questo caso. Dei famosi 8 miliardi, in realtà sono 7.900 milioni di dollari, scusate, che sono stati già annunciati, come voi vedete, 7.650 sono nella upstream e 250 midstream. Poi vedremo alcuni temi interessanti. Lì c'è il dettaglio degli investimenti formalizzati, IPF, avremo appunto il dottor Germán Serrano, ha proiettato quest'anno $2.300 milioni, poi avete Chevron, Tech Petrol, Vista, PAE e Pan American Energy, Shell, Total Energy, Plus Petrol, e poi ci sono altre compagnie che stanno lavorando e che ormai già operano pienamente a Vaca Muerta, tipo Exxon, Phoenix, Pampa Energy e molte altre. Diciamo, loro non hanno ancora formalizzato il loro piano di investimento per il 2023, però come abbiamo detto, solo questi primi 6-7 operatori, stiamo parlando di 7.900 miliardi, milioni di dollari, quindi 7.9 miliardi di dollari. È veramente significativo. Tutti questi investimenti dovrebbero riuscire a portare la produzione di Vaca Muerta quest'anno. Adesso ci sono alcune questioni che poi dopo più nelle prossime slide analizzeremo un po' di più, alla produzione di circa 400.000 barili al giorno, che sono più o meno 4 miliardi di esportazioni nel 2022. Che sono niente proprio di meno che il 2023, scusate, che sono niente proprio di meno che il doppio della produzione dell'esportazione 2022, e poi 102 milioni di metri cubici al giorno di gas. Tutto ciò che vi sto dicendo, ripeto, non sono delle promesse, sono la realtà, è quello che sta succedendo adesso. Non ho voluto riempirvi di dati, ma già i dati di gennaio e febbraio di produzione sono assolutamente oltre le previsioni. Perché dicevamo che bisogna vedere, bisogna capire se tutto questo riusciamo ad ottenere questi risultati nel 2023, perché ovviamente Vaca Muerta ha una potenzialità di produzione enorme,
Il gran problema è la parte dei midstream e quindi tutto quello che è trasporto, trasporto del prodotto. Quest'anno si sta lavorando, lì vedete più o meno le date, nella riattivazione dell'oleodotto transandino o TASA, dovrebbe essere per fine maggio e questo ha come obiettivo quello di favorire le esportazioni verso il Cile, 111.000 barili per giorno. Poi c'è l'ampliamento del sistema integrale dell'oleoductos Odeval, dove tra l'altro ovviamente opera anche Techint, il gruppo, diciamo. Questo dovrebbe essere attivato o finito entro settembre e ha l'obiettivo di potenziare il trasporto dalla zona di produzione del Neuquén fino a Bahia Blanca. Bahia Blanca che dovrebbe diventare, speriamo, è l'ultimo punto, il punto finale di trasformazione del gas per trasformarlo in gas liquido e quindi poterlo esportare. Questo grande progetto a Bahia Blanca, YPF Petronas, c'è un accordo, un MOU che è già stato firmato, non abbiamo però le date, non abbiamo le estimazioni, non abbiamo il budget, eccetera, però questo è il grande progetto argentino. Poi abbiamo un altro oleodotto, Vaca Muerta Norte, che è di YPF, dovrebbe essere finito entro questo mese, probabilmente aprile, con i volumi di trasporto che voi vedete. E poi probabilmente una delle sfide più grandi e che grazie a Cielo le sta facendo l'impresa nostra, Techint, quindi la tecnologia italiana con moltissimi fornitori italiani, il famoso gasdotto Néstor Kirchner, che dovrebbe riuscire a portare il gas fondamentalmente verso il sistema di trasporto di gas argentino e quindi verso Buenos Aires, per ridurre i problemi di fornitura di gas per l'inverno. Ecco, questo dovrebbe essere inaugurato il 20 di giugno, ma magari gli anziani o il nostro presidente potranno poi commentare più in dettaglio questa grande sfida. La cosa importante è che noi sappiamo che oggi il collo di bottiglia è proprio il trasporto, si sta lavorando a tempi acceleratissimi, ci sono diversi altri progetti di potenziamento del sistema di trasporto e di nuovi progetti che dovrebbero non solo fornire gas e petrolio, diciamo, al sistema nazionale, ma promuovere le esportazioni verso il Cile, verso il Brasile, e in futuro probabilmente anche verso altri paesi con il gas liquefatto. È importante sottolineare che la produzione della Bolivia di gas si sta riducendo e quindi può essere una grandissima opportunità per l'Argentina, che diventerebbe un grande hub, diciamo, di produzione e esportazione di energia. Non la voglio far molto più lunga perché poi siete tutti operatori del settore. Voglio invece raccontarvi quello che anticipava il dottor Bonatulumi, ovvero che cosa realmente faremo quest'anno. Il progetto Oil and Gas, come anticipava anche l'ambasciatore, ha l'obiettivo di favorire la collaborazione, l'integrazione di business e lo sviluppo di processi di tecnologia incrementale per le piccole e medie imprese argentine, grazie alla collaborazione con le PMI italiane. La partnership fondamentale appunto è con Promos Italia, ma con altre anche istituzioni come ANIMP, Union Camere Veneto, eccetera. E le partnership locali invece, PAE, Pan American Energy, Tecpetrol, il governo di Neuquén, l'agenzia di sviluppo delle piccole e medie imprese, e poi due player che per noi sono molto importanti: il cluster Oil and Gas di Vaca Muerta, che sono circa 130 aziende, e adesso vi racconto che lavoro è stato fatto durante il 2021-2022, le camere settoriali, e poi da quest'anno abbiamo incorporato anche il cluster Oil and Gas di Cordova. Oggi sono circa 150 aziende, oggi è anche presente Carolina Corradi, che è la presidente e membro anche della Camera Metallurgica di Cordova, un sistema produttivo assolutamente importantissimo che viene con moltissimo know-how a partire dall'esperienza nel settore automotive, meccanica agricola, quindi è molto interessante. E poi ringrazio la presenza ovviamente dei colleghi e amici della Camera di Commercio Italiana del Texas, perché ovviamente
molte di voi, molte di vostre aziende partecipano tutti gli anni alla OTC negli Stati Uniti, e quindi l'idea è collaborare e sommare forze in modo tale che le imprese che operano sia negli Stati Uniti, quindi magari con qualcosa di più di know-how sul tema shale, e poi con gli operatori italiani in Italia, avviare rapporti strutturati con le piccole e medie imprese qui in Argentina e approfittare delle opportunità. Che cosa abbiamo fatto noi? Beh, noi abbiamo nel 2021 abbiamo strutturato le partnership, abbiamo mappato completamente le 130 imprese di cui vi citavo, nel cluster Vaca Muerta. Di queste ne abbiamo profilate 37 e con loro abbiamo identificato esattamente gli interessi tecnologici e le partnership di cui hanno bisogno. Fondamentalmente queste aziende sono già tutte fornitrici delle compagnie citate, quindi PF, Tecpetrol, Pan American, Nexen, eccetera, e hanno bisogno ovviamente di collaborazioni con le nostre imprese per migliorare le loro tecnologie, per poter offrire una maggior quantità di servizi, per poter avere le spalle più grandi, ma anche per poter applicare diciamo, tecnologie più diversificate che potranno permettergli di poter accedere a maggiore quantità di servizi prestati alle aziende petrolifere. Poi vi racconteranno un attimino i nostri oratori che seguono, i nostri relatori, quali sono le specifiche opportunità. Poi nel 2002 abbiamo avanzato un attimino in questo lavoro e abbiamo organizzato nel mese di settembre un primo webinar che è andato molto bene. Circa una trentina di aziende italiane hanno partecipato, ma l'obiettivo è consolidare. Questo è tutto il lavoro che faremo durante quest'anno. A maggio ci sarà una presenza argentina promossa in questo caso da Pan American Energy, di alcune aziende di Neuquén e del governo di Neuquén a Houston, per cui magari in collaborazione con la Camera di Houston ci sarà qualche opportunità di poter conoscerci preliminarmente. Fine del mese di maggio, inizi di giugno, come ha anticipato il dottor Bonalumi, organizzeremo una serie di incontri virtuali di networking in modo tale che già possiate avere i primi contatti con aziende in base ai vostri interessi di collaborazione, di trasferimento tecnologie, eccetera, eccetera. Perché? Perché l'obiettivo, il focus di questo 2023 è la realizzazione di una missione imprenditoriale. Che realizzeremo in collaborazione appunto con Promos, con la Camera del Texas e con altre istituzioni. La missione è una missione abbastanza articolata. Dall'11 al 14 di settembre si realizza in Argentina la Argentina Oil and Gas, che è la fiera di riferimento. Sono praticamente presenti tutti gli operatori che operano non solo a Vaca Muerta, ma nel settore oil and gas in tutta l'Argentina, e sono presenti anche moltissime aziende. In questa occasione organizzeremo una serie di incontri B2B, presenziali ovviamente, con gli amici di Cordova, Cluster Oil and Gas, più ovviamente altre aziende di Neuquén che saranno presenti alla fiera. Sarà circa 2 giorni, e poi ci trasferiremo 3 giorni a Neuquén, a Vaca Muerta, per continuare con gli incontri presenziali B2B con le imprese di Neuquén, a Neuquén, e poi per vedere e toccare con mano che cos'è realmente Vaca Muerta. Vedremo anche le stazioni di controllo, servizio e gestione di Pan American, di PF, di Tecpetrol. Parleremo con gli operatori, ma soprattutto li conoscerete, vedrete i pozzi, come funzionano le tecnologie, eccetera. Sicuramente molti di voi lo conoscono, però non è lo stesso sentirne parlare e vedere dove si opera e quali sono le distanze, quali sono le problematiche specifiche, eccetera. E poi un'altra componente che è nuova, per noi molto interessante: la Camera ha sviluppato una collaborazione molto forte con una delle principali CITES, una delle principali strutture di accelerazione di innovazione tecnologica, e si sommerà questo progetto in questa seconda fase, nell'ultimo trimestre dell'anno, e l'idea è quella di favorire contatti e collaborazioni non solo a livello commerciale e imprenditoriale, se no di sviluppo di nuove attività di innovazione. Noi crediamo molto nei processi di innovazione incrementale, dove ovviamente le nostre aziende, voi, potrete offrire sicuramente interessanti collaborazioni alle piccole e medie imprese
che operano a Neuquén, questo ovviamente dopo che le avete conosciute, avete visto come si opera, avrete visto anche le loro strutture andando a Neuquén, e quindi lì si potrà anche cominciare a pensare a qualcosa di più che non sia solo l'intercambio commerciale. Nel 2024 questo lavoro continuerà e l'obiettivo questa volta invece è portare le aziende argentine in Italia per fare una missione di rientro e avanzare in un programma di tutoraggio assistendo voi e le aziende argentine perché maturino le collaborazioni e soprattutto vedere se attraverso alcuni fondi in collaborazione con Promos, i fondi dell'Unione Europea, i fondi del Ministero di Scienza Tecnica Argentina, riusciamo a supportare eventualmente alcune attività di innovazione tecnologica tra aziende italiane e aziende argentine. Questa è un'evoluzione per noi molto importante e che permetterebbe sicuramente una maggiore integrazione del sistema produttivo italiano a Vaca Muerta. Sicuramente quando verrete in Argentina e sicuramente gli operatori, i relatori successivi vi citeranno anche questo, l'Argentina non è solo Shell Oil, Shell Gas di Vaca Muerta, esistono anche amplissime opportunità nel mondo offshore che voi conoscete molto bene, Eni sta operando, sta cominciando a fare esplorazioni nella zona che si chiama Golfo San Jorge, ma ci sono altre operazioni, alcune aziende già stanno operando per conto in questa area in Argentina, ma quella sarà un'evoluzione di cui parleremo poi nel 2024. Io direi che non voglio intrattenervi di più, questo è tutto, spero che ci accompagnerete prima negli incontri e poi nella missione, quindi ci conosceremo personalmente. Grazie a tutti e passo. Grazie Claudio, ti ringrazio per la tua presentazione. Resta ancora collegato con noi un attimo, per favore, perché stiamo cercando di far parlare il presidente della Camera di Commercio Italiana in Argentina, solo che ha un problema di connessione in questo momento e quindi vediamo un attimo se magari resti anche tu collegato e gli diamo la possibilità comunque di intervenire a voce. Allora, un attimo solo. Dunque, il dottor Aliata, adesso li apriamo. Ok, adesso lei può aprire il microfono. Allora, nel frattempo, per non, per non andare oltre le tempistiche prefissate, in attesa che appunto il Presidente della Camera di Commercio Italiana in Argentina si colleghi, io darei la parola al prossimo intervento, al signor Luis Lanziani, quindi invito Luis a attivare la webcam e microfono e diamo la possibilità subito di condividere le slide. Eccoci qua. Ecco, ricordo che l'intervento sarà in spagnolo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola. You can speak, Luis. Ok, bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes allá. Acá son las 10:30 de la mañana. Mi presentación va a tener dos puntos. Mostrarles un poco cuál es el estado de Tecpetrol y a qué estamos aspirando. Y luego un poco comentarles, bueno, cuáles son las condiciones y cuáles son los drivers de negocios que vemos para la integración de empresas como las de ustedes dentro de este proyecto Vaca Muerta y del petróleo en general en Argentina. Bueno, esto que ven en pantalla es Vaca Muerta y más o menos qué está visto, dónde está, digamos, lo que es líquido, lo que es gas húmedo y lo que es netamente gas. Y en este sector es Fortín de Piedra, que es el proyecto que actualmente está en desarrollo. Y además nosotros tenemos otras iniciativas que están en exploración, que es Loma Ancha y Los Bastos, que ellos, puesto parada está por acá, que lo mencionaron hace un rato.
Y también tenemos otros proyectos que están en estado de piloto, que son los toldos, uno norte, dos este y uno sur. ¿Por qué les muestro esto? Dice, bueno, recuerden que fortín de piedra era esto, ¿no? Entonces, cuando vemos fortín de piedra, esto arrancó en el año 2018, empezamos con inversión de 900 millones de dólares y a enero de 2019 vamos en 2.000 millones de dólares. Pero si ven la producción de gas, arrancamos con 5 metros cúbicos de gas, 10, 10,5, actualmente estamos en el orden de los 20 millones de metros cúbicos. Pero les muestro esto para que entiendan un poco cómo es la infraestructura del shale, ¿no? O sea, un proyecto que genera este volumen de gas requiere de un montón de pozos y pads que están interconectados todos con nuestras plantas. O sea, que cada una de estas cajitas que les mostré antes es un potencial en equipamiento, en tecnología, en servicios, muy, muy grande. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los business drivers que hoy hay que tener en cuenta para la inserción y el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Dice, existen cuatro temas que siempre tienen que estar presentes de alguna forma, ¿sí? Cuando uno decide incorporar una nueva tecnología o un nuevo proveedor, una nueva forma de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, tiene que haber una innovación tecnológica o una innovación en la mecánica, en la metodología que permita o mejorar la productividad o optimizar los costos, manteniendo los estándares de calidad, seguridad, salud, ambiente, que son muy estrictos en la cuenca. Y el punto más importante, que es un poco el que yo les quería hablar hoy, es el de las regulaciones, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, el gas, está definido el precio por el Estado. Entonces, los proyectos tienen que ver mucho, bueno, cuáles son esos costos de oportunidad. Y a partir de ahí, también existen regulaciones que fomentan esa inversión, pero ponen condiciones. Y particularmente en Neuquén también hay un escenario sobre cómo es la utilización de la industria local, ¿sí? Dentro del entramado productivo del desarrollo de la cuenca. Cuando yo hablaba de las mejoras, ¿sí? Cuando empezamos con este proyecto, los pozos se construían con 400 metros de distancia. A lo largo de este tiempo, ¿sí? Piensen desde 2017 a hoy, logramos ir de 400 metros a 225 metros entre pozos. Eso significa un montón de ahorros, ¿sí? De DTM, del rig, de entre un punto y el otro. O sea, existen un montón de mejoras que permiten mejorar la productividad, bajar los costos. Por ejemplo, las perforaciones que cuando iniciamos tardábamos en hacer la perforación 35 días, hoy ya logramos bajar 10 días ese número. Y si vamos a las fracturas, cuando iniciamos se hacían 3 fracturas y hoy promedio se hacen 6 fracturas por día. Y cuando le hablaba del impacto de las regulaciones, esto muestra un poco la producción de metros cúbicos de gas en Argentina. Cuando fue la resolución 46, ¿sí? Que fue la que nos permitió escalar Fortín de Piedra en el caso de Tecpetrol, bueno, el incremento de producción fue altísimo, se mantuvo, después hubo un poco la crisis, y ahí empezaron a aparecer los denominados plan gas, ¿sí? Que ahora después más adelante les voy a explicar un poco qué son, que permiten, bueno, acotar la incertidumbre y continuar la inversión. Si viene a cabo un bajón, la producción está estimada a ir por acá, ¿no? En el caso de Tecpetrol. Entonces, esas regulaciones, que hoy, por ejemplo, las más importantes dentro de la provincia de Neuquén, para las actividades de Neuquén, tenemos 3, ¿no? A nivel local, tenemos la ley del compra neuquino, que nos obliga a tener una participación de empresas locales, ¿sí? Que están identificadas por empresas certificadas neuquinas, potencialmente neuquinas, en un 60% de las licitaciones donde existe oferta local, ¿sí? Y nos incita a desarrollar a esas empresas pymes locales para que cada vez se inserten más en
en las actividades del pozo, incluso si nosotros vamos, vamos como graficándolo, se vayan acercando al pozo, ¿no? Porque mientras más lejos está el servicio o el material del pozo, menos crítico, más normal es, menos crítico y clave para el desarrollo. Y mientras más cerca del pozo, bueno, más requiere tecnología, know-how, desarrollo, innovación y demás. A nivel nacional, tenemos dos iniciativas de la Secretaría de Energía. Uno es el Plan Gas y el otro es el acceso a divisas. Pero centrándonos sobre el Plan Gas, que en el gráfico estaba el 4, ahora está el 5, va a estar el 6, es... se hace una subasta donde se determina un volumen de producción de gas mínimo, ¿sí? Lo cual a las operadoras nos da una cierta certidumbre de producción y a cuánto vamos a vender ese gas. Se subastan y entonces ese es el gas que uno puede, digamos, comercializar a través de la red del Estado. La contrapartida es que para poder acceder al plan, uno tiene que hacer un incremento de esa industria nacional de un 30% sobre la línea base. O sea, vos tomás el precio, por ejemplo, cuánta industria nacional tenías en el año 2020 y tenías que crecer un 30% sobre esa línea base para poder seguir participando dentro de esta Plan Gas. En el acceso a las visas es otro incentivo que genera el gobierno que por sobre... lo que vos dijiste que ibas a producir, lo que inviertas de más de eso, te permiten acceder a esas divisas para poder pagar dividendos o para poder importar algún equipamiento específico o invertirlo, ¿sí? Y también tiene como contrapartida un capítulo especial de desarrollo de la industria nacional. Esto lo traigo a la mesa porque... la clave, entonces, para poder desarrollar negocios en Argentina es poder encontrar e insertar la tecnología, el know-how, los productos, los servicios que tengan ustedes a través de empresas locales, ¿sí? Poder encontrar gente que sean ustedes en el frente, que sean representantes de ustedes. Y esa es la forma de tener más éxito en esta inserción. Nosotros les voy a contar un ejemplo que más o menos grafica esto que les estoy diciendo. Nosotros, particularmente en Shell Gas, el pozo tiene una presión altísima, entonces cuando sale, digamos, de subsuperficie y entra a la línea de transporte hacia la planta, la diferencia de presión es tan alta que baja mucho la temperatura, entonces usamos unos calentadores de alta presión. Esos calentadores originalmente los importábamos de Estados Unidos a Exterran, para poder seguir utilizando esa tecnología y mejorarlos, y poder... tener consistencia con estos requerimientos nacionales y provinciales, le propusimos a Exterran fabricarlos en el país. Entonces, entre Exterran y nosotros, elegimos un proveedor que tenga las condiciones para poder fabricar con estándares internacionales y Exterran aportó su ingeniería, su know-how, el control, se quedó con el negocio, ¿sí? Pero la fabricación del componente ya no es más importado, sino que era fabricado en Argentina. Y a partir del año pasado, bueno, todos los calentadores que por pad va un calentador, ¿sí? Todos esos calentadores ya son fabricados en Argentina. Exterran no perdió su participación en el negocio. Una empresa local ganó el know-how y además... vende los calentadores, los fabrica, y nosotros podemos seguir apostando a seguir invirtiendo y seguir creciendo en la cuenca. De estos ejemplos hay un montón, por ejemplo, los desarenadores que se suelen usar en las estancias más iniciales, son unas esferas, esas esferas son italianas, y hoy está... como muy puesto, como se maneja el mundo,
pero no necesariamente como se maneja Argentina, donde capaz se integra todo en Estados Unidos y Estados Unidos termina bajando a Argentina, que eso es una importación cara, se pelea contra todo este tipo de iniciativas de protección de la industria nacional y dificulta el desarrollo en general de los negocios, de la producción, por lo cual existen, creo yo, un montón de líneas. En cuanto a cómo son las empresas en Argentina, bueno, hay de todo y todas tienen muchas capacidades de aprender, de tomar, de hacer. Como dijo Claudio, está ahí en Córdoba, hay un clúster muy grande con empresas que tienen mucho know-how porque han trabajado con la industria automotriz, con el desarrollo para todo lo que es maquinaria agrícola, que es de alta tecnología y de precisión. Santa Fe también tiene un gran polo industrial dedicado a la metalmecánica, a la provincia de Buenos Aires también. Y en Neuquén eso está un poco más chico, ¿no? Está en desarrollo. Con lo cual existen un montón de oportunidades para insertar tecnología y insertar innovaciones, ¿sí? De la mano de empresas locales, con los beneficios que eso lleva, ¿no? De poder tener una representación cercana, un servicio postventa cercano, mantener relaciones de mediano y largo plazo. Así que un poco la idea de esta presentación era mostrarle no solo el potencial que tiene, que es mundialmente conocido, sino decir, bueno, a nivel estratégico, cuando piensen sus negocios, tengan en consideración estas cuatro necesidades que tiene la inserción de tecnología y de productos, porque la clave para que funcione viene por acá. Muchas gracias. Grazie. Allora invito di nuovo Claudio a collegarsi. Sì, dovrebbe esserci. Simona, adesso è disponibile il nostro presidente, prova a vederlo. Ah, benissimo. Allora, se è collegato, quindi dovrebbe aprire. Però, ripeto, il presidente probabilmente è dentro come partecipante. Adesso chiedo alla collega che mi sta supportando in regia se può provare a attivare il microfono del dottor Giorgio Agata di Montereale. Nel frattempo magari chiediamo al pubblico se ha domande. Se volete, Simona, una cosina interessante, credo che valga la pena mentre il presidente si collega. Volevo un attimino listare, se si così, o mettere in lista alcune dei punti critici che ci hanno segnalato le aziende di Neuquén, nel famoso rilevamento che abbiamo fatto delle 130 imprese. Molte, per esempio, di queste imprese hanno segnalato interessi nel migliorare le loro tecnologie che sono legate alla lavorazione dei metalli, in particolare il tema di saldature tecniche, eccetera, sia con acquisizione di tecnologie, di macchine, eccetera, sia con il miglioramento dei loro processi e qualità nella lavorazione. Altro punto critico è tutto ciò che è relativo al mantenimento a distanza e mantenimento predittivo. Questi sono due aspetti importanti. Il dottor Lanziani ha segnalato più volte la crescita tecnologica, l'expertise che hanno maturato le aziende. Ovviamente sono aziende che sono più abituate a prestare servizi, diciamo, abbastanza standard, quindi è molto interessante la collaborazione con le imprese italiane, per esempio, in quest'area. Poi è stato richiesto collaborazioni e sviluppo tecnologico anche nell'area di well testing, nei controlli, nei sistemi di controllo per la gestione delle torri. Sto parlando anche con tutti i collegamenti a distanza, tenete presente che le superfici sono immense e i centri di controllo sono nella città di Neuquén, quindi bisogna controllare tutto questo. Poi ci sono i sistemi di controllo e gestione di tutto quello che sono le forniture ai pozzi. Poi c'è applicazioni specifiche di IoT alla produzione e alla post produzione.
poi varie aziende hanno segnalato interessi per migliorare i servizi prestati nell'area ambientale, nell'area di sicurezza, questo è un altro punto molto interessante, molti operatori erano interessati a questi aspetti, e vabbè, e così. Ah, un'altra grazie, cosa importante. Ti segnalo che nel frattempo riusciamo a far parlare il presidente, non riusciamo a attivare la webcam, provi a parlare, presidente. Mi sentite? Buongiorno. Ecco, allora sì, lascio la parola al presidente. Scusate che purtroppo ho avuto dei problemi tecnici e non ho potuto seguire quindi il seminario, però conoscendo gli oratori che perlomeno finora hanno parlato, sono sicuro che hanno dato un panorama interessante e chiaro delle opportunità. Sono qui in Argentina per le pime italiane, sicuramente un sistema produttivo che può portare molto, si può integrare molto qui con le pime locali, c'è moltissimo da fare, eccetera. Chissà, quindi io più che, ma, perché corro il rischio di ripetere cose già dette, ma chissà, vorrei fare una piccola riflessione. Diciamo, oggi l'Argentina è in un momento senz'altro politicamente e economicamente difficile, però non ci sono dubbi che il settore energetico sarà il vettore di trasformazione di questo paese. Le possibilità sono infinite, chiaramente ogni paese deve approfittare delle risorse che ha. È vero che l'Argentina ha grossissime risorse in tutto il settore delle rinnovabili, però chiaramente con Vaca Muerta e le possibilità che propone, che offre Vaca Muerta, il paese continuerà e userà per molto tempo il gas, soprattutto di Vaca Muerta, rendendo tutta la struttura produttiva argentina competitiva rispetto ai paesi limitrofi, accompagnando una necessità e una crescita della popolazione. Dall'ultimo censo, per esempio, l'Argentina è cresciuta un 15% nella popolazione in pochi anni, e oltre ovviamente alla possibilità di esportare e di liquare il gas, eccetera. Adesso abbiamo un governo, come dicevo, un poco difficile. Io direi per scontato che ci saranno le elezioni ad ottobre, già ci saranno le primarie ad agosto, quindi ci sarà senz'altro un cambio di governo di segno politico. Allora, però, anche se guardiamo indietro, il governo precedente era un governo di segno politico diverso, e tutti e due questi governi, l'attuale e il precedente, anche se diciamo di segni politici quasi opposti, hanno capito che il settore energetico è strategico e con pragmatismo stanno facendo un trattamento differenziato e particolare per questo settore, per proteggere gli investimenti, per promuoverli e per potenziarli. Quindi questo è un tema interessante, perché giustamente uno si può preoccupare un poco dell'Argentina adesso, però dobbiamo guardare con un minimo di visione di futuro. Le opportunità sono enormi e questo settore, essendo strategico a prescindere dal segno politico, a prescindere dalle difficoltà economiche, avrà un trattamento differenziato e protetto. Semplicemente volevo dire questo. Mi scuso per non essermi potuto collegare prima e auguro a tutti buon lavoro e un seminario interessante. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie a lei, presidente, e abbiamo sentita bene, quindi peccato non per la webcam, però l'importante poi è il contenuto. Claudio, andiamo avanti un attimo. Gli operatori volessero fare, le imprese volessero fare qualche domanda, anticipiamo la parte di domande e poi in 4 minuti si sta collegando il responsabile di sviluppo fornitori di Pan American, così ad avere anche la disposizione. Utilizziamo questo momento per le vostre domande, visto che poi è accennato anche a dei programmi, no? Che si svilupperanno, per cui insomma, con l'occasione siamo qua per rispondere durante la live, mentre attendiamo il collegamento degli ultimi due
relatori che interverranno. Per cui, adesso non so, Claudio, se io vuoi... direi, allora, prima di tutto, di non essere timidi con questa, approfittare l'occasione. Possiamo aprire anche il microfono, se qualcuno vuole fare una domanda a voce, sì, cliccando su alzata di mano, vi possiamo attivare il microfono, che è anche un modo un po' più, come dire, caldo per intervenire. Ecco, vedo una mano alzata. Francesco, prego, ho aperto il microfono. Mi sentite? Mi sentite? Sì, buon pomeriggio. Perfetto, grazie. Grazie, buon pomeriggio a voi. Sono Francesco Zicchino, sono titolare, CEO e Business Developer dell'azienda Nuova Simat in Toscana, a Livorno. Noi diciamo, ho sentito tutte informazioni molto, molto interessanti. Noi siamo produttori di un paio di macchinari molto specifici per quanto riguarda la manutenzione industriale, ok? Quindi non tanto l'upstream, ma eventualmente mid e downstream, no? Quindi quando si parla proprio di impianti in funzione per i quali poi è necessario fare delle manutenzioni. E il nostro interesse sarebbe quello di andare ad inquadrare delle aziende locali che possano in qualche modo portare la nostra tecnologia sul posto. Quindi volevo sapere se comunque l'obiettivo di questa missione, di questo, insomma, di quello che stiamo facendo in questo momento, riguarda eventualmente anche questo tipo di collaborazioni. Allora, io direi certo che sì, nel senso che la selezione che noi abbiamo fatto con le prime aziende, appunto queste 130, poi 37, poi le partnership su Cordo, eccetera, devono servire, lo ha detto anche il dottor Lanziani, come un appoggio locale, soprattutto nel caso suo, cioè nel caso vostro, di quello che è il mantenimento, eccetera. Avete bisogno di poter assicurare una fornitura di questo servizio in maniera strutturata e continua. Quindi io direi che questo è forse uno degli esempi più interessanti di ottimizzazione del, diciamo, di questo progetto. E quindi identificare partner che già operano, e la maggior parte di quelli identificati operano, sono già fornitori delle grandi compagnie, e sommare il know-how italiano, l'expertise, le cose innovative, le tecnologie che voi usate, in modo tale che le aziende locali assieme a voi possano offrire questo nelle diverse gare che vengono lanciate dagli operatori del settore del gas. Non so se Luis, si queres commentare algo, l'impresa preguntò sobre il tema de lo che è mantenimento e collaborazione con l'impresa. Ah, ok, scusa. Io ho studiato italiano a livello intermedio, ma non ricordo niente. Va benissimo. Ma la pregunta de él es muy buena, porque se trata justamente de eso. No sería practicable llevar una empresa de Italia con todo lo que eso significa a Argentina, sino cómo vos podés desarrollar y acompañar y apoyar con tu tecnología, tu know-how, tus desarrollos, sobre todo porque muchas iniciativas requieren pilotos de pruebas, y tener presencia local es crítico. Todas esas iniciativas además están muy bien vistas porque están en el marco del acompañamiento, de hacer algo en conjunto. Lo que suele estar mal visto es una empresa que viene de afuera, trabaja y se va. Pero la inserción y la comulgación con empresas locales, y para hacer que la suma de esas dos partes sea algo que sea productivo para todos, eso está muy bien visto. Incluso ese tipo de acciones permiten algunas facilidades de gestión para la importación de determinados equipos. Una cosa es importar algo en frío, como se dice acá, que es mandas algo que se vende acá y no aporta ningún tipo de valor agregado. Otra cosa es cuando está metido dentro de un proyecto en donde hay una empresa nacional que le integra a su servicio o a su producto, y eso hace que sea interesante para todos. De acuerdo. Muchas gracias. Un'altra domanda da parte del signor Stefano Bianchi. Provo a attivare il microfono. Vediamo, io ho mandato la possibilità di aprire, per cui vediamo se il signor Stefano vuole. Eccolo, sì, buongiorno. Sì, io sono avvocato Stefano Bianchi, sono partner di Grimaldi Alliance, siamo membri della Camera di Commercio.
collaboriamo proprio con Claudio e con il nostro partner locale José Ayonca, dello studio Ayonca e Associados. E mi ricollego proprio all'intervento che ha fatto l'imprenditore poco fa, perché lo ritengo molto interessante, cioè l'approccio che noi abbiamo. Io mi occupo di M&A e cross border investment, in particolare noi abbiamo un focus group proprio sul Latino America, ci occupiamo di tutto Latino America e accompagniamo aziende. Proprio questo è lo scopo che abbiamo, ci ha spinto a lavorare a stretto contatto con la Camera di Commercio italiana in Argentina, proprio per portare le aziende, aiutare le aziende a lavorare a stretto giro, in stretto contatto con la Camera di Commercio, con le aziende argentine, proprio su questo progetto e anche su altre opportunità che ci sono in Argentina e in Latino America. In realtà questo mi ricollega a quello che ha detto l'imprenditore, perché è molto difficile per gli imprenditori europei italiani pensare di arrivare a frio, come diceva Luisa, e semplicemente trovare un mercato che sia in grado di recepire seppur la ottima tecnologia che le imprese italiane portano, perché se non c'è un collegamento locale con aziende locali supportati da una Camera di Commercio, con l'attività che viene fatta dalla Camera di Commercio, un vero e proprio linkage tra le aziende straniere e quelle italiane è difficile. Noi lo vediamo un po' in tutto il Latino America, lavoriamo dal Messico in giù, quindi questo è un tema che conosciamo bene. Io credo che la cosa che stiamo un po' facendo anche con Claudio in questo periodo è quello di far capire che alle aziende italiane, spero che tutti gli imprenditori mi sentano, non ci sono solo le big companies, le corporation che partecipano a questo progetto, le multinazionali in realtà sono già quasi presenti. Quello che serve in questo progetto è tutta la partecipazione di tutte quelle piccole e medie imprese, italiane in questo caso, ma comunque europee, che siano in grado di entrare nella filiera e offrire i propri servizi e la propria tecnologia a supporto delle multinazionali, che per ovvie ragioni di organizzazione a volte non coprono diciamo tutta la catena necessaria per la produzione, il trasporto o altro. Quindi io credo che dovremmo, più che una domanda, la mia era un intervento a supporto dell'attività che si sta facendo con la Camera di Commercio, è proprio quella di creare una sorta di raccolta dati e di informazioni che consenta poi alla Camera di Commercio e a tutti gli imprenditori a cui si rivolge di poter accedere alle opportunità di tutta la filiera, quindi di non spaventarsi solo davanti al grande progetto, ma ci sono tanti piccoli tessere del puzzle che devono completare il quadro, altrimenti ci manca sempre un pezzettino e i progetti non avanzano. Quindi credo che su questo un po' tutti, Promos, Camera di Commercio e noi operatori che supportiamo questo progetto, anche localmente come Luis, dovremmo creare una sorta di lista di opportunità e di necessità nell'intero progetto da poi rendere conosciute agli imprenditori italiani che si rivolgeranno a voi. Grazie. Grazie a lei, avvocato. Io segnalo che abbiamo anche una richiesta di microfono da parte del dottor Brando Ballerini, che poi è il presidente della Camera di Commercio Italiana Houston, quindi volentieri apriamo il microfono. Dottor Ballerini, adesso lei può parlare, benvenuto. Grazie, benvenuti. Grazie a tutti, cioè welcome a tutti, e molto gusto, hablo de Argentina perché mi gusta molto Argentina, ho viaggiato molto a Argentina. Complimenti a Claudio per aver organizzato tutto questo, diciamo, nel settore dell'oil and gas di Vaca Muerta, di grande supporto per le aziende italiane. Penso che sia veramente utile. Stiamo facendo lo stesso qua a Houston, in Texas. Io sono presidente della Camera di Commercio, ma praticamente sono 40 anni che lavoro nell'oil and gas. Sono stato presidente di Drillmec e Petraven, probabilmente Luis conosce Drillmec e Petraven. Ho lavorato con la ministra Giorgi sul contenuto locale in Argentina.
Uno dei grossi problemi che per me l'Argentina presenta, che spero che in parte si siano soluzionati, cioè si siano risolti, sono l'importazione e la valuta, cioè la divisa. Esportazione di valuta, diciamo, per poter comprare all'estero. Quindi ritengo molto importante, come stava dicendo anche l'avvocato prima, praticamente più, per le imprese italiane, più che sperare di vendere semplicemente dry, cioè a secco, di entrare nel mercato argentino, di creare un'azienda o di collaborare con un'azienda locale e praticamente sfruttare questo, perché è molto difficile importare ed è molto difficile esportare divise per comprare per le aziende argentine. Quindi complimenti, la cosa la ritengo molto importante, è quello che facciamo anche qua a Houston, cercare di convincere le imprese italiane, le, anche piccole imprese, col supporto di Promus e del Parlamento europeo, cioè dei fondi europei, e di entrare in Argentina. L'Argentina è un mercato che promette molto, difficile, come stavo dicendo l'aliata, per questioni anche politiche, però l'unico modo per poter veramente entrare, vendere sul mercato argentino è entrare nel mercato, cioè non farlo da Milano o da Roma o dall'Italia. Niente. Ho concluso, spero che sia migliorato il discorso dell'esportazione delle divise e dell'importazione, che è molto complicato. Però niente, grazie a tutti. Allora, grazie Brando. Faccio riferimento a questo, visto che è venuto il tema, è un tema sicuramente che mi interessa. L'Argentina ovviamente sta vivendo un momento molto particolare. La normativa per le importazioni, oggi chiamata SIRA, Sistema Integrato, Sistema di Importazioni Repubblica Argentina, ovviamente è un periodo molto complicato, questo non dobbiamo nasconderlo. Le cose piano piano si stanno sistemando, diciamo che stanno trovando il loro flusso, il loro funzionamento. Il governo ovviamente ha capito che ci sono certi settori che sono strategici per lo sviluppo del paese e del sistema socio-economico argentino, ovviamente il sistema energetico, avete visto i numeri di cui stavamo parlando, di investimenti sono veramente notevoli, ma soprattutto il potenziale di esportazione, quindi l'acquisizione della moneta forte, del dollaro o dell'euro. Quindi il governo ha creato, come aveva anticipato Luis Lanziani, tutto un sistema che nel caso di le operazioni nel settore oil and gas, nel settore energetico, in particolare Vaca Muerta, hanno ovviamente un canale preferenziale per quanto riguarda il tema dei permessi di importazione. E oggi il problema dei pagamenti internazionali, diciamo, si è sistemato, nel senso che nel momento in cui viene assegnata la famosa SIRA, cioè il permesso di importazione, viene anche assegnato la data in cui l'impresa argentina può effettuare il pagamento. Quindi questa incertezza è un po' svanita, diciamo, stiamo parlando di tra 60 e 60-90 oppure 60-180 giorni. In questo periodo viene assegnata una data e quindi l'azienda sa benissimo quando potrà pagare. E altro aspetto importante che mentre il dottor, il responsabile della parte del procurement di PAE sta cercando di collegarsi anche lui, volevo segnalarvi un'altra cosa. Altro elemento molto importante per molti di voi che hanno lavorato non solo al settore del convenzionale, ma anche nella parte di offshore, dall'altra parte di Neuquén, quindi dalle Ande verso il mare, quindi nel Golfo San Jorge, come dicevo, ci sono delle aree e notevoli quantità di progetti di offshore che si stanno sviluppando. Il know-how delle piccole e medie imprese di Neuquén in questo momento è un know-how che non è così diffuso, non è così presente nelle aree vicine alle aree di produzione offshore. E quindi molte compagnie, che sono poi le stesse che operano a Vaca Muerta, quindi operano anche nel convenzionale e poi nell'offshore, stanno lavorando per trasferire
la loro catena di valore, quindi i loro fornitori, anche nell'area offshore. Quindi molte delle aziende che noi abbiamo trovato a Neuquén, sicuramente ve lo diranno, come succede sempre in questo caso durante gli incontri, molte sono anche interessate a, oltre a sviluppare la collaborazione a Neuquén nell'area di Vaca Muerta, ma anche a prevedere a breve e medio termine una collaborazione sempre nell'ottica di business integration, come appunto diceva Luis, anche nell'area offshore. E questa sappiamo è una grandissima opportunità, visto che molte di voi, molte vostre aziende, hanno un know-how molto specifico su quello dell'offshore. Diciamo che noi ci dobbiamo concentrare in questo momento sul lavoro 2023-2024, che è appunto quello di Vaca Muerta, per far arrivare le nostre aziende in maniera massiccia. Solo perché voi abbiate un'idea, 2 settimane fa è venuta una delegazione imprenditoriale di aziende del Canada, lui si è partecipato in un altro webinar, è una cosa che loro fanno ricorsivamente come Camera di Commercio argentina e canadese, e questo fa vedere l'opportunità e l'interesse che hanno anche le aziende nel settore oil and gas di altri paesi come nel caso del Canada. Dunque è un'operazione per noi molto importante, speriamo che così lo capiate, lo comprendiate, possiate appunto accompagnarci e analizzare le opportunità con le imprese argentine. Posso sommare algo, Claudio? Sì. Es muy importante entender que dos cosas. Argentina está pasando por un momento especial, eso sucedió en los últimos 20 años, o sea, es como una crisis que se continúa y ese es el estado natural de Argentina, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que hay que entender. La otra cosa que hay que entender es que, como dijeron ustedes, este año hay elecciones, va a haber un cambio de gobierno, pero las condiciones de macroeconomía y de microeconomía no van a variar en el corto plazo. Entonces, cuando vos trazás el negocio en los próximos 4 años, la inserción requiere tener en cuenta esto. Entonces, como mencionaste vos, que está este sistema de las IRAs para las importaciones, si en vez de una venta fría vos tenés un trabajo colaborativo donde el aporte de financiamiento pueda soportar esa diferencial de pago que requiere la CIRA, ¿sí? Que no es un pago inmediato, sino 180 días a veces. Entonces, ese tipo de negocios, mientras antes los comiences, bueno, antes vas a estar inserto. Si vos esperás que las condiciones cambien para empezar a trabajar, capaz pasan 2 años, y cuando llegue ese momento, nos encontramos en la transición de medio término del gobierno y no sabes qué va a pasar. Entonces, si la decisión es hacer negocios en Argentina, es por eso hablamos de regulaciones y entender cuáles son esas limitaciones o condiciones de borde de negocio, incorporarlas al plan de negocio y hacerlas, porque eventualmente empieza a correr y una vez que se pone en funcionamiento el negocio, bueno, ya está, estás adentro. Quería comentar eso. Perfecto, andiamo in linea, ma non solo, aggiungo una cosa in più, spero sia ancora collegato il consigliere economico Marco Leone. L'ambasciatore so che doveva scappare per un altro incontro, ma questo è a supporto, lo dico a voi aziende italiane, perché per noi è molto importante, la Camera di Commercio e l'ambasciata assieme hanno creato un canale, diciamo, di comunicazione diretta, molto fluida, con la Segreteria di Commercio argentina, in particolare nelle aree che a noi interessano, no? Quindi in questo caso nel settore oil and gas, come nella parte di meccanica, lavorazione di metalli, packaging, eccetera, per poter rendere il più fluido possibile questo, diciamo, il flusso delle tecnologie, delle componenti, delle parti, eccetera. Dunque esiste un canale specifico che è stato creato con il segretario Tombolini e con il sottosegretario Cervantes, dove la Camera, in collaborazione, cioè l'ambasciata e la Camera assieme, quello che fanno è segnalare e sensibilizzare, se si dice in termini tecnico, l'istituzione argentina, spiegando che le richieste di importazione sono per questo progetto, per questo progetto, e quindi, diciamo, le cose stanno prendendo un altro colore, diciamo. Quindi questo, ovviamente, questo non lo possiamo dire a tutti, però funziona, visto che siete tutte aziende argentine,
per noi importante. Non è lo stesso dire è un'importazione che è per il gasdotto Nestor Kirchner a dire è un'importazione per vendere, esatto, qualunque cosa. Come questo, lui si è molto diplomatico, non ve l'ha detto, ma la realtà è proprio questa. Claudio, Simone, volevo leggerti una domanda da parte del pubblico. Io te l'ho anche segnata in chat, prova a vedere se le visualizzi. Allora, intanto ti leggo la prima. In merito a quanto diceva poco fa l'avvocato Bianchi, ci saranno opportunità quindi per medie imprese di assemblaggio, impianti mid e upstream? Se sì, come entrare in contatto per offrire le proprie tecnologie e know-how di saldatura, testing, progettazione dell'impianto? Beh, sì, ovviamente opportunità. Se voi avete visto la presentazione, se l'operatore ha visto bene la presentazione, la parte diciamo più vergine è la parte in cui dovranno e bisognerà sviluppare molto di più la parte diciamo di collaborazione e gli investimenti a breve termine, è proprio la parte di midstream e upstream. Quindi sicuramente interessantissimo. Le tecnologie devono accompagnare una collaborazione con un partner locale. Questo è così perché nessuno vi comprerà nulla a distanza senza avere la sicurezza, questo ve lo può dire Luis, che ci sia qualcuno che possa rispondere in tempo reale nel momento alle diverse problematiche. Vi ricordo che l'Argentina è a 12.000 chilometri e che Vaca Muerta è a 1.700 chilometri, Neuquén capital, da Buenos Aires, e poi ci sono altri 250 chilometri, lui se lo sa molto bene, di Neuquén, Patagonia, di nulla, di deserto. Quando vedrete dove si lavora capirete questa. Ma sicuramente per l'operatore è interessantissimo. Il tema delle saldature è un... Luis, potete dirlo voi, è un punto ultra critico. Non so se quiere commentare vos algo di eso o no. La realidad es que es un punto ultra crítico. La industria del petróleo y del gas se mueve en función de cuántas pulgadas de soldadura haces y de qué calidad son. Los estándares, además, se van mejorando y un poco tiene que ver con esto, ¿sí? Hacer una línea de transporte de gas entre pads o hacia la planta. Y si, bueno, de esto de los business drivers que manejaba, decir, bueno, lo que mejora los plazos, lo que mejora los costos, es de mucha importancia, porque es una industria que no podemos tomar, por ejemplo, de Estados Unidos, cómo hacen las cosas. O sea, nosotros partimos de este concepto. El agua no hierve, no tarda el mismo tiempo en hervir en todos lados del mundo. Y el negocio del shale en Estados Unidos es un negocio distinto del shale de acá. Algunas cosas las podemos aprender, pero por las distancias, por la coyuntura política, por la dinámica de los negocios, nuestros negocios suelen ser negocios de mucho más largo plazo que capaz los negocios que son mucho más rápidos en Estados Unidos. Entonces, siempre estamos desarrollando nuestra forma de hacer la exploración, la producción, la explotación y el mantenimiento de nuestro negocio. Con lo cual, soldadura es una de las claves que tiene, tanto para la fabricación de componentes como para lo que es piping, para lo que es mantenimiento de tanques, mantenimiento del propio piping. Hay mucha distancia entre pads y pads, con lo cual hay mucha cañería que mantener, todo lo que es protección catódica, anticorrosiva, son lugares donde en verano hace mucho calor y es muy seco, en invierno nieva, hace frío, hay viento, hay polvo, hay erosión de todo tipo. El gas particularmente es un gas muy seco, agresivo. Si hablan con las empresas que son transportadoras de ese gas, bueno, todas las válvulas las tuvieron que cambiar múltiples veces porque el gas se comía los sellos y los asientos. Todo lo que es la operación con, por ejemplo, ahora se está intentando usar arena local, pero es una arena que es mucho más agresiva y entonces
se come las válvulas del transporte de arena. O sea, existen un montón de desafíos. Creo yo que la industria italiana es una industria de alta tecnología, de excelencia, que tiene muchísimo potencial de inserción. Y desde un catálogo en Italia va a tener una cierta inserción, pero desde una inserción con un partner local a través de la cámara, creo yo que esa inserción se quintuplica, se triplica como mínimo en el tipo de negocio y la calidad de negocio, ¿no? Porque me imagino que ustedes aspiran a no hacer una venta, sino sostener un negocio a lo largo del tiempo. Scusa, Claudio, vedo collegato finalmente Emiliano di Pan American. Perfetto, allora passo... Scusate, una cosa sola, che credo che interessante a quello che diceva Luis. Il tema valvolame, in generale, ovviamente, di cui l'Italia è leader, è interessante in tutte queste problematiche, ma è anche... Hola, Emiliano, come stas? Hola. Ma è anche interessante il commento che faceva Luis, che le valvole non sono vicine a casa. Magari sono a 180 chilometri nel mezzo del deserto. Quindi è fondamentale, è strategico, per esempio, tutti i sistemi di monitoraggio a distanza del valvolame. Per quanto riguarda un altro dettaglio, invece, il tema delle sabbie, voi sapete l'utilizzazione nei sistemi di fracking di sabbie oppure di propant. L'Argentina ha a disposizione sabbie locali, si sta facendo un lavoro veramente molto importante, il prezzo è diminuito di meno di oltre il 50% rispetto a quello all'inizio. Prima venivano portate da fuori, cioè da fuori vuol dire dalle province argentine, Entre Rios, eccetera. Oggi ci sono alcune operazioni che si stanno lavorando a Vaca Muerta, ovviamente adeguando la tecnologia, come diceva Luis, perché le sabbie della Patagonia non sono esattamente... le stesse, e d'altra parte qui praticamente è stato ridotto al minimo l'uso del propant, invece lavorando molto di più con le sabbie. Un solo dettaglio: la camera sta lavorando in un progetto specifico con il Fraunhofer Institute tedesco per fare una mappatura delle caratterizzazione fisico-chimica delle sabbie desertiche che ci sono in Argentina e non solo, ma anche in tutta la regione. Ovviamente per cercare di ottimizzare al massimo l'utilizzazione della sabbia, che voi sapete che è un critical raw material nella produzione, diciamo, di shale, no? Io mi taccio, come si dice, e passaria la parola a Emiliano. Presentate il tatto. La presentazione full screen. Full screen. Perfetto. Buenas tardes a todos y buenos días acá para los de Argentina. Una pregunta, ¿ustedes están pudiendo ver mi pantalla ahora? Sí, fíjate si la puede poner a pantalla completa. Completa, sí, lo voy a hacer ahora. Pasa que quiero ver si puedo cerrar esto. Si cierro acá, cierra todo, ¿no? Ok. Bueno, vamos a tratar de... Ok. Si no, presentala así, no hay problema. Está bien, ok. Bueno, ante todo, agradecerles, perdón por la demora, recién llego a Comodoro Rivadavia, está en el sur de Argentina. Y nada, me demoré unos minutos entre que llegué del aeropuerto hasta la oficina. Nada, es un placer estar acá, les agradezco por el espacio. Mi nombre es Emiliano Schlotauer, yo lidero lo que es el área de gestión y desarrollo de proveedores. En conjunto con el programa PYME que tiene PAE, nosotros desarrollamos lo que es la cadena de valor de PAE y a su vez buscamos nuevas alternativas, desarrollamos nuevos proveedores o potenciales proveedores. Tenemos distintas herramientas que ahora, a medida que vaya transcurriendo la presentación, les voy a ir comentando. Para arrancar, la agenda de hoy es, voy a hablar rápidamente de Pan American, cómo está constituido, para que tengan una idea, y después vamos a hablar de Vaca Muerta puntualmente, de la potencialidad y plan y oportunidades. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, repaso rápido, o sea,
Panamerican es una empresa integrada que tiene todas las actividades desde el upstream hasta el downstream y a su vez también genera energía eléctrica. Actualmente está explorando y produciendo en Argentina, Bolivia y México, tanto en reservorios convencionales y no convencionales, onshore y offshore. Y tiene la refinería de Campana, que es la refinería más moderna y actualizada de Sudamérica, donde se produce, bueno, se refina claramente el petróleo y ahí se producen lubricantes. Y por último, bueno, opera oleoductos, gasoductos y terminales. Esto como está distribuido en upstream, o sea, empezamos por Argentina, en el norte está la cuenca noroeste, ahí se produce gas convencional, es muy famoso y conocido por la tecnología utilizada, es una, digamos, cuenca que tiene ya varios años produciendo, está en detrimento, está cayendo su producción, el auge fue hace ya unos 10 años atrás. Hoy en día estamos produciendo 1.5 millones de metros cúbicos por día. Después, bueno, está la cuenca neuquina, que, bueno, ahora en un rato vamos a profundizar. Actualmente se está produciendo, PAE produce 8 millones de metros cúbicos día y 20.000 barriles de petróleo diarios. Lo que es Golfo San Jorge, nosotros somos líderes en esa cuenca. Actualmente estamos produciendo más de 80.000 barriles de petróleo al día y, como dice ahí, estamos en casi 3 millones de metros cúbicos de gas. Estas partes son operativas, después forma parte del bloque de la Marina Austral, ahí simplemente forma parte de la sociedad, pero no opera. Actualmente el bloque se aporta a la Argentina el 20 millones de metros cúbicos diarios de gas, representa más o menos casi el 20% de la provisión diaria de gas de la Argentina. Después, siguiendo en upstream, voy a mover acá, somos el primer operador internacional en perforar el Golfo de México. Actualmente tenemos dos plataformas ahí en México. Estamos produciendo al día de hoy 24.000 barriles de petróleo diarios. Hubo una inversión alrededor de 1.300 millones de dólares al día de hoy. Y después, por último, en Bolivia también se produce, formamos parte de bloque, o sea, se produce en el campo de Margarita Huacaya, y ahí se está produciendo actualmente más de 14 millones de metros cúbicos diarios. Eso es un poco para que se lleve una referencia de números en lo que es upstream. Downstream. En 2017, Panamerican se integra con Action Energy, y tiene todo el negocio completo, punta a punta, desde lo que es upstream al downstream. Y en el 2020, como mencioné recién, se lanzó, se inauguró la expansión de la refinería, habiéndose invertido 1.500 millones de dólares. Eso permitió que, por un lado, se redujo en un 99% la emisión de dióxido de azufre. Y en comparación con el 2011, aumentó la capacidad productiva en un 60%. Ahí en el mapa de la izquierda se puede ver dónde están las distintas terminales. Hoy en día tiene 4 terminales PAE. Y la principal es Campana, porque además de tener la terminal, tiene la refinería y ahí está la planta de lubricantes. Y ya yendo un poco al negocio B2C, digamos, del consumidor final, hoy PAE tiene más de 600 estaciones de servicio en todo lo que es Argentina. Y en lo que es porción de mercado, está en un 16%. Energía renovable. En el 2016 empezó a hacer el primer proyecto de parque eólico en Chubut, en Garayalde, con 24 megas de potencia nominal. Eso sirve más o menos para abastecer más de 30.000 casas. La inversión fue ahí, como dice, 40 millones de dólares. Y bueno, eso fue un proyecto chico de 7 aerogeneradores. Después siguió con el siguiente en Puerto Madryn, ya de 32 aeros con 140 megas de potencia, megawatt de potencia. Y hoy en día está desarrollando un parque eólico mucho mayor, mucho más grande de los dos mencionados anteriormente en Brasil, en Nuevo Horizonte. La potencia instalada va a ser de 420 megawatts y va a tener 94 aerogeneradores. En paralelo, si bien no está en la presentación, se está instalando al lado de este parque eólico, se está ya licitando todo lo que es
un parque solar, va a generar la misma potencia, 420 megawatts, así que bueno, ahí va de a poco se está ayornando en todo lo que es energías renovables. Pasando ya a lo que vinimos a hablar y lo que es puntualmente Vaca Muerta, acá puntualmente lo que quiero que se lleve, y seguramente en alguno de mis colegas lo habrá mencionado, pero bueno, la potencialidad de Vaca Muerta y estimaciones de demanda versus oferta potencial que tiene la cuenca. Nosotros, digamos, como ustedes saben, es una reserva de clase mundial, no convencional, y lo más interesante acá es, nosotros prevemos para el 2040 una demanda de 79 TCF, Trillion Cubic Feet. Y la oferta que tiene, o el potencial de Vaca Muerta, es 4 veces más. Ahí el número está ahí abajo, es 324 TCF. Lo que quiero decir es, nos queda un recorrido enorme de acá al 2040 y la reserva que tenemos disponible es 4 veces más grande de lo que vamos a necesitar en 2040. Lo que sí vamos a tener que acompañar con inversión, con crecimiento económico, con actividad económica, etc. Para esto, algunos de los estímulos o planes que estamos teniendo actualmente, les quiero mencionar, bueno, lo que tenemos hoy es el Plan Gas, que ya se lanzó hace un par de años atrás. Esto lo lanzó el gobierno, fue un estímulo para las operadoras para que fomentar la producción, el aumento de producción de gas. Una comparativa acá, puntualmente, para que se lleven números, es comparación 2021, enero 2021 y el invierno del 2022, se producía 69 millones de metros cúbicos diarios toda la cuenca y aumentó un 35%, digamos, dentro de este marco de Plan Gas, pasó a producirse 94 millones de metros cúbicos diarios. Después una serie de beneficios, ¿no? O sea, redujo la importación, permitió mayor previsibilidad para las inversiones, más desarrollo de las cuencas, o sea, todo este marco de Plan Gas benefició digamos, al desarrollo de la cuenca, a la llegada de inversiones y al crecimiento tanto de las pymes como de empresas del exterior. Después lo que es el segundo hito importante que comenzó el año pasado es en términos de infraestructura, es el gasoducto Néstor Kirchner, que nosotros hoy en día con la producción de gas que estamos teniendo ya saturamos la mayoría de los ductos o de los gasoductos que contamos, entonces inevitablemente para aumentar la producción necesitamos aumentar la infraestructura. Este es un gran proyecto que cuando se termine, que está apuntado para finalizarlo a mitad de año, va a permitir, digamos, llenar el ducto con gas y nos va a permitir aumentar la producción sin problemas, sin tener problemas de infraestructura, que es un poco lo que estamos ya enfrentando. Bueno, entonces ahí, uno de los beneficios que vamos a tener a futuro, dice, como dice acá la presentación, sustituir gradualmente la importación, reemplazar el combustible líquido, abastecer grandes desarrollos de ampliaciones industriales y fortalecer, hoy en día ya se está exportando a Chile, lo que es gas, bueno, va a mejorar esa condición. Entonces, este es otro hito importante a tener en cuenta en lo que es el plan Vaca Muerta. Por último, como frutillo de postre, sería el proyecto GNL, la planta de licuefacción que están pensando en Bahía o en San Antonio. Ahí puntualmente, a ver, acá está detallado el día en general, ¿qué implicaría la obra, ¿no? Digo, tren de licuefacción, tanque de almacenajes, desarrollo de un muelle para lo que es exportación, y todo lo que conlleva generar un ducto desde Neuquén hasta Buenos Aires, y con la posibilidad de, entendiendo el contexto internacional que tenemos, de demanda de gas, es una gran oportunidad, digamos, sería el último paso, el último eslabón de la cadena, para hacer explotar Vaca Muerta. Entonces, en resumen, y ya hablando de oportunidades, o sea, el gas, inevitablemente, o por lo menos en función de las reservas que hoy tiene Argentina, es el combustible o el recurso adecuado para hacer la transición energética. Hoy en día, nosotros, digo, las operadoras, las empresas de servicio y toda la cadena de valor de la industria, supo mejorarse año tras año y ser más eficiente en la producción de shale gas. Entonces,
nada, le da más rentabilidad, más margen, y con lo cual permite que sea más atractivo el negocio. Algo que mencioné recién, el contexto mundial favorece la condición de exportación de Argentina frente a la guerra con Rusia. Y después hay un hito que no lo mostré en un gráfico, pero acá lo menciono, que en 2028, 2029, 2028-2029, se prevé que si no hay una fuerte inversión en estos años, la demanda global va a superar la oferta, y ahí está la oportunidad, y por sobre todas las cosas apuntamos a tener la planta de liquefacción en Buenos Aires, en Bahía, porque ahí va a ser la oportunidad de explosión. Obviamente no es de la noche a la mañana, va a tener todo un desarrollo y un recorrido para llegar a tener esa planta de liquefacción, con lo cual inevitablemente necesitamos tanto inversión local como exterior. Ahí dejé un par de hitos más, estos en líneas generales y más macro, y yendo un poco aparte, acá dejé un par de comentarios y puntos a tener en cuenta, que vale la pena mencionar. Y puntualmente el 2023 que está haciendo PAE, hoy en día el plan de perforación en Neuquén, PAE está pasando de perforar en el pasado, perforó 25, alrededor de 25 pozos. Este año se apunta en el cronograma, estamos apuntando a perforar 35 pozos, es un 40% más de lo que venía produciendo. Después, en términos de producción de gas, o sea, hoy en día estamos en 8 millones de metros cúbicos diarios, estamos ya estimando a mediados de año pasar a producir 10 metros cúbicos, 10 millones, perdón, de metros cúbicos diarios. Y todo esto implica acá, nada, más desarrollo, que vamos a necesitar, por un lado, infraestructura para trasladar el gas y asimismo el petróleo. Acá dejé algunos hitos, algunos rubros relevantes, pero no quieren decir que sean los únicos, porque realmente se necesitan todos los frentes. Hoy puntualmente Argentina está atravesando una falta de empresas de montaje electromecánico, de obras, de desarrollo de infraestructura, porque muchas de las grandes empresas que proveían a las operadoras, se abocaron a desarrollar el ducto Néstor Kirchner, que es el que mencioné hace un rato. Entonces hoy hay un déficit de empresas de montaje electromecánico, de obras viales, desarrollo de locación, infraestructura, etcétera, porque bueno, está, digamos, la demanda de Argentina está siendo muy grande, y la realidad es que las empresas que habitualmente estaban operando en Neuquén ya también están siendo saturadas. Entonces hay una oportunidad, mencioné esto, digamos, después conlleva, toda instalación conlleva electricidad, instrumentación, automatización, después lo que viene el mantenimiento, servicio de ingeniería del exterior también, o sea, y algo tan básico también como lo que es, y no menor, que es servicio de catering y transporte personal. Digo, todos los frentes son importantes, hay unos más troncales, otros más de soporte, pero la realidad es que hoy, enfrente a este crecimiento que estamos previendo, todos los rubros son importantes. No quiero dejar de destacar la importancia de la tecnología y la innovación, porque simplemente no es solamente generar obras de infraestructura, sino trabajar de forma más segura y más eficiente. Y cuando digo segura, todo lo que nos ayuda la tecnología a trabajar de forma segura, hay que implementarlo, de trabajo remoto, accionamiento de válvulas, mediciones, etcétera, para, por un lado, tomar mejores decisiones, tanto técnicas como en términos de seguridad. Entonces acá la impronta y el mensaje es, nada, la cuota, digamos, el diferencial que puede ya aportar un país como Italia, digo, que es un país de desarrollo, que es un país industrial, creo que le puede venir muy bien a la Argentina, puede agregarle un valor inmenso. Y por último, creo algo que recién mencionaba Luis, de partners y las alianzas estratégicas, es fundamental que, digo, fundamental, pero es recomendable que puedan lograr tener partners locales para que entiendan la idiosincrasia del país, para que entiendan las oportunidades, que si bien la oportunidad está, siempre cuando trabajas con un socio local, entiendo que facilita bastante las cosas, y bueno, este vínculo con la Cámara es de suma importancia. Hoy, a su vez, Panamerican está trabajando, ya este es el segundo año que está
trabajando en un programa de internacionalización de empresas, ayudamos a las pymes nuestras a que se internacionalicen, perdón, tanto para el exterior como para importar, o sea, porque a nosotros también nos sirve traer tecnología de última y que crezcan y se desarrollen nuevos negocios y que favorezca a la pyme local y también a la empresa que viene de afuera a instalarse y que sea un joint venture o una alianza que sea un win-win. Entonces, y es lo que necesitamos para seguir produciendo más, de forma más eficiente, y como para cerrar también otra de las herramientas que tiene el programa es, por ejemplo, para que se den una idea en temas de financiamiento, nosotros tenemos un acuerdo con Garantizar que ayuda a las pymes a acceder a ciertos créditos para que puedan desarrollar negocios nuevos y ustedes ahí probablemente puedan llegar a sumarse en ese tipo de desarrollo de negocios nuevos. En línea general es esto, no quería tomarles mucho más tiempo, espero que les sirva como Luis, Emiliano, te faltó decirle que acaban de contratar una empresa italiana para hacer una mega plataforma offshore. Yo en lo que es offshore no lo estoy siguiendo tanto, lo mío es más offshore, pero bueno, bienvenido sea, si es así. Allora, diciamo alle imprese italiane che sono presenti, perché per completare ciò che stava dicendo Emiliano, che è Pan American Energy, Total Energy e Wintershaldea hanno contattato ed è già in costruzione una piattaforma offshore, la compagnia Rossetti Marino, che conoscerete sicuramente molto bene, non so adesso in quanto tempo la finiranno, quindi verrà installata nella zona, nell'area di produzione di gas più australe al mondo, in Terra del Fuego, è una piattaforma modernissima, autocontrollata, ma la cosa più interessante è che verrà utilizzata per fare pozzi anche orizzontali, non solo i pozzi verticali, stiamo parlando di offshore. Quindi opportunità, voi capirete che ce ne sono, qui ce le avete. Io, Simona, sì. Direi che abbiamo detto tutto, hanno potuto ascoltare due responsabili di sviluppo fornitori, meglio di così non si può ottimo. Aspettare. Non so se hanno qualche domanda ancora. Allora, se c'è qualche... aspetta un attimo, che la riprendo, forse te l'ho assegnata, allora un attimo solo che riprendo io un attimo lo schermo, così qua avete anche in sovrappressione i nostri contatti. Allora, c'era una domanda, poi visto che abbiamo, esaurito il tempo a disposizione, chiaramente potete scriverci anche via mail, eccetera. Un'azienda che dice: siamo fornitori di consumabili di elevata qualità, oggi impiegati nella produzione di tubi per il gasdotto NK, realizziamo inoltre spazzole per preparazione e pulizia delle saldature. Insomma, ci chiedono sostanzialmente come poter entrare in contatto con gli utilizzatori locali, quindi mi viene da dire... Devono partecipare agli incontri d'affari che organizziamo con Promos a fine maggio e devono venire in Argentina a vedere di cosa si tratta. Non è che sia molto più difficile, diciamo, scusate, allora quello che vi dico è questo: noi quello che abbiamo cercato di fare con Promos è mettere sul tavolo e farvi sentire veramente chi decide, cioè Emiliano, come Luis, eccetera, sono quelli che decidono e hanno la responsabilità di sviluppo dei fornitori. In tutti i casi avete sentito che si parla ovviamente una componente di importazione, ovviamente un'altra componente di collaborazione, margini ce ne sono per i numeri di cui vi abbiamo parlato, sono immensi, non è poi così più complicato di lavorare in zone in Medio Oriente piuttosto che in Estremo Oriente, eccetera, o in Africa, si lavora sicuramente molto meglio, in un ambiente molto più amichevole, molto più facile, quindi non è così complicato. E Promos Italia, la Camera di Commercio, Italiana del Texas, eccetera, tutti noi, quello che vi stiamo mettendo davanti è l'opportunità di poter incontrare imprese per poter offrirle spazzole piuttosto che le valvole, piuttosto che quello che sia, ma soprattutto trovare delle partnership strutturate, sostenibili nel tempo, che vi possano permettere di diventare un sistema di fornitura fisso del sistema Vaca Muerta e non solo Vaca Muerta, che è il grande passo.
Se noi pensiamo che questa operazione si chiude con ti vendo una valvola, siamo fuori strada. Siamo fuori strada. Non si può lavorare a 12.000 km più 1.700 pensando di ti mando il ricambio. Questo è un tema chiaro, per cui questo progetto è per tutti quelli che hanno intenzione di creare ed aprire un nuovo mercato potenzialmente, non potenzialmente, realmente enorme, enorme da lavorare assieme, accompagnati da istituzioni in Italia, in Argentina, eccetera, perché il sistema Italia sia presente in maniera strutturata. Vi ricordo, i canadesi vengono tutti gli anni, gli americani vengono tutti gli anni, i tedeschi stanno per venire. Quindi o noi ci smuoviamo o noi lavoriamo come un sistema oppure arriviamo tardi. Quindi vedete voi. Grazie Claudio per il messaggio forte e chiaro. Noi rimaniamo sempre a vostra disposizione chiaramente e poi vi terremo informati sugli step successivi. Pertanto nel momento in cui saremo pronti con le azioni di cui vi ha anticipato Claudio vi informeremo puntualmente. Riceverete comunque i materiali e la registrazione del webinar di oggi, così avrete modo di rivedere e riascoltare. Non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione. Ringrazio intanto tutti i relatori coinvolti, tutti gli esperti per il grosso contributo che hanno portato e le informazioni che hanno condiviso con l'audience di aziende italiane che è collegato con noi. E insomma, ci avete fatto capire quanto sia importante questo mercato e di quale opportunità stiamo mettendo sul tavolo, per cui siamo qua a vostra disposizione per supportarvi in questo percorso. Grasse, grazie a tutti, chiudiamo la trasmissione. Saluti, buon lavoro a tutti. Grazie a Similiano, grazie a Luis. Ciao, ciao. Ciao, muchas gracias. Luis, gracias. Grazie.